1567, così voluta, e quella grande signora la piccola adorata della Vergine Maria. La chiesa, dicevo, fu voluta nel lontano 1567 da San Pio V, il quale volle per l'appunto costruire una poderosa, immensa basilica rinascimentale, il cui scopo era proprio quello di impressionare il grembo e la culla del movimento dei frati minori, delle clarisse e del terziario francescano. Sto parlando della Porciuncola. Quindi la grande basilica che voi vedete ingloba al suo interno una piccola chiesa molto antica, perché è esistente già prima dell'esperienza mistica dunque di Francesco, e la Porciuncola è da noi considerata per l'appunto la culla del francescanesimo, perché all'interno della Porciuncola, per il momento no signora perché facciamo la passeggiata dentro le mura, all'interno della Porciuncola Francesco portò ai suoi compagni di vita evangelica la conferma orale ricevuta nel 1209 da parte di Papa Innocenzo III alla Porciuncola. Quella notte della domenica Dove
dovete sapere che dopo la morte di Chiara, la prima abbadessa dell'ordine di decise di che bisogna chiudere. Il corpo tutti sti anni. Non capisco. Il corpo, vedo. Ah, c'è il corpo proprio. Tutti anni. Sentiamo la mia.
non l'ho detto, infatti stavo per dirlo, adesso ve lo dico. Allora, intanto, signori, mi sembra che ci siamo. No, manca ancora qualcuno? Completamente. Allora, noi intanto, stavo dicendo questo, stiamo andando verso la casa di Francesco, verso il luogo di nascita del santo, e poi termineremo, dicevo prima, la Basilica del Santo. Ecco, le signore stanno arrivando, giriamo a sinistra, anzi scusate, a destra. Ecco, siamo qui, sto muovendo la mano, signora. Allora, signori, noi stiamo per lasciare questa bellissima basilica. Avete visto la croce, l'originale crocifisso che parlò del santo, l'impianto iconografico bizantino della seconda metà dell'XII secolo, prodotta molto probabilmente da mani siriache di monaci che dettero vita all'interno del Monte Subasio, che è il grande monte che avete visto venendo da basso, il grande rilievo subappenninico alto 1290 metri, e all'interno del Monte Subasio, in quel terzo quarto secolo d.C., già c'era una presenza appunto di monaci che dettero vita a una fiorente plebaide, e in epoca alto medievale quei monaci, dicevo, dettero vita anche a una feconda produzione iconografica. Noi abbiamo lasciato anche la cripta moderna, indubbiamente del 1850, con il corpo protetto da una maschera in cera di Chiara. Andremo chiaramente a scoprire l'originale corpo appunto della santa. La cripta venne scavata nel 1850 per riportare alla luce la zona appunto occupata dal sarcofago di Chiara, ed è in stile neogotico, revival dell'arte gotica che abbiamo respirato, che abbiamo osservato all'interno della basilica. Volevo dirvi che la basilica in epoca rinascimentale fino al 1510 era gremita di affreschi che erano stati lasciati verso la fine del 1200 da quei collaboratori, da quei numerosissimi collaboratori di Giotto, che dettero vita a un ciclo iconografico narrativo vivo della vita della santa, che si svolgeva lungo la parete destra e sinistra dell'unica navata che noi abbiamo appena lasciato. Nel 1525, a causa della recrudescenza della peste, si pensa di disinfettare l'interno basilicale. La che voleva così facendo, ringraziare con fede, con umiltà, con devozione, la Vergine Maria che finalmente aveva, ecco, ascoltato le sue innumerevoli richieste di essere presto madre. Dopo un lungo e apparentemente stare nel matrimonio, la mamma del santo si accorge che la tanto desiderata grazia
grazia era giunta a lei, grazie alle sue innumerevoli preghiere, a Maria, grazie al pellegrinaggio che lei condusse insieme al suo sposo Pietro di Bernardone in Terra Santa. Mi sposo, così fate un po'. Grazie. Quindi, no, prego, ci mancherebbe, attenzione a non cadere, signori, vi ho lasciato la bottiglia a terra. Quindi la donna cosa fece? Nel momento in cui si accorse che la grazia era stata ricevuta, decise di partorire da primipara, quindi con tutte le difficoltà che una mamma, una giovane mamma deve affrontare, decide di partorire nell'unità, nella povertà di una stalla. Proprio perché voleva, con fede molto veramente forte, granitica, sincera, pronunciare il suo grazie, che nasceva dal cuore, a Maria, che l'aveva conquistata. Il cosiddetto fondaco. Le due porte, vedete, sono ancora oggi in mezzo da questo soltanto un ambiente all'interno di essa, ossia il piccolo calcio,